Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache delle pandite. Quest'oggi siamo a Raw, puntata del 27 dicembre 1999, e qui vediamo il WWF Champion, il campione del mondo WWF, The Big Show. E qui sentiamo in sottofondo una Lilian Garcia alle prime armi, perché da poco aveva cominciato a fare l'annunciatrice nella WWF, e questo è un match valevole per il titolo mondiale WWF. Big Show dovrà difendere la cintura contro Triple H. Eccolo qua, ci godiamo la sua entrata. Allora, ricordiamo, puntata di Raw del 27 dicembre 1999, ultima puntata dell'anno per l'annata, appunto, del 1999, e Triple H, come sempre, accompagnato dalla sua cricca, la prima componente, ovviamente, la moglie, Stephanie McMahon. Ma attenzione a Triple H, che vuole dire qualcosa. Io mi sono dimenticato di dirti una cosa. No DQ. Questo match... What? È un match senza squalifiche. Stay up here, cause I don't want there to be any, you know, interference or anything, huh? Ha detto ai ragazzi: oh, voi rimanete qua perché non vorrei che ci fossero delle interferenze. Che poi è un controsenso, perché ovviamente un match senza squalifiche, le interferenze possono avvenire tranquillamente perché non vengono sanzionate, visto che è un match senza squalifiche. Quindi vale tutto. L'abito dell'incontro è Tim White, e si parte subito con un clinch al centro del ring con Big Show, che ovviamente spinge all'angolo Triple H, però The Game è bravo ad evitare il peggio da Big Show, e anzi lo contrattacca con questa serie di pugni. Ma attenzione, la potenza di Big Show, che è veramente straordinaria, fa quello che vuole con Triple H, lo spinge all'angolo e poi lo colpisce con questa chop tremenda. E guardate Big Show che fa quello che vuole con Triple H, lo sbatte da una parte all'altra del ring. Un Big Show che adesso però subisce la reazione da parte dello spinante The Game, che proprio in questo periodo cominciò a gravitare in maniera importante verso il titolo mondiale. Lui è già stato campione del mondo WWF, ha vinto il titolo a Raw nella puntata successiva a SummerSlam 99, in quella occasione Triple H vinse il titolo contro Mankind. Ma Big Show come ha vinto il titolo WWF? Per virtù dello Spirito Santo, se si potrebbe dire, perché alle Survivor Series ci doveva essere un triple threat match per il titolo del mondo fra Triple H, che era il campione del mondo, The Rock e Stone Cold Steve Austin. Ma Stone Cold Steve Austin venne investito nel backstage durante l'evento, e quindi Vince McMahon decise di sostituire l'infortunato Stone Cold con Big Show, che in quell'occasione, ritrovandosi dal nulla come un componente del match per il titolo mondiale, non solo si è trovato appunto come sostituto di uno dei componenti del match, ma addirittura a vincere per la prima volta il titolo mondiale WWF, strappandolo appunto a Triple H, che all'epoca era il campione. E quindi The Game, come dire, è desideroso di vendetta, è desideroso di rimettere le mani sulla cintura di campione WWF, un oggetto che lui ritiene suo proprio per, come dire, per appartenenza. E qui Triple H, come dire, approfitta del fatto che questo è un no disqualification match e fa un giro fuori dal ring con Big Show, l'ha sbattuto a destra a manca. Al momento nella WWF vige la McMahon-Hemsley era, ovvero Triple H e Stephanie McMahon fanno quello che vogliono a Raw e anche a SmackDown, perché Triple H, battendo Vince McMahon ad Armageddon, nell'ultimo pay per view WWF, ha praticamente preso il comando della WWF, e quindi ovviamente si è
organizzato questo incontro per il titolo del mondo, che adesso, come dire, sta andando un po' a favore del campione, di Big Show, che adesso va sulla seconda corda e vola con un tentativo di elbow drop, ma Triple H riesce ad evitare l'impatto all'ultimo secondo. E la DX, i compagni di Triple H ovviamente sullo stage applaudono Triple H per aver evitato il peggio con questo elbow drop. E qui addirittura Triple H ovviamente può fare di tutto, perché lui è il, tra virgolette, il capo, assieme a sua moglie Stephanie McMahon. Qui Triple H spinge via Tim White e poi di nuovo va a contatto con Tim White, che purtroppo va ufficialmente KO. E qui attenzione, arrivano i New Age Outlaws, che ovviamente vorranno dare una mano, e lo fanno in maniera importante. Road Dogg colpisce con un low blow Big Show, mentre Billy Gunn prende la cintura di campione del mondo e con quella colpisce Big Show alla fronte. Attenzione, Triple H va a coprire Big Show. Tim White rientra nel ring grazie all'aiuto di X-Pac. Attenzione, 1, 2 e no! Solo conto di 2. Big Show resiste all'attacco combinato da parte di tutta la DX e rimane ancora nel match. E qui non solo rimane nel match, ma schianta Triple H con questa sidebox slam. Attenzione, ancora Road Dogg tenta di intervenire, ma Big Show lo manda a fanculo, così come manda a fanculo Billy Gunn e poi X-Pac. Attenzione, poi schiaccia Triple H con questa power slam tremenda, e Stephanie McMahon disperata. Guardate, arrivano la DX che trascinano via tutti, trascina via T. White, trascina via Big Show. La DX va ad attaccare con questo attacco da branco su Big Show, mentre Stephanie McMahon vuole dire anche lei la sua. E qui ricordiamo, è un match senza squalifiche, quindi quello che accade purtroppo è legale. Attenzione però, Big Show che si abbatte come un treno sui New Age Outlaws, poi prende X-Pac e lo schiaccia con questa chokeslam. Ma nel frattempo Stephanie McMahon passa una sedia a Triple H, mentre Big Show fa ancora piazza pulita nel ring. Ma attenzione a Triple H, aia, colpisce Big Show con la sedia, una sediata alla testa da parte di Triple H, che adesso può andare direttamente per il pedigree. Ma attenzione, arriva Mankind che con la sedia colpisce Triple H alla schiena. E qui Mankind favorisce Big Show, e per il campione è un gioco da ragazzi andare per la showstopper per il conto di 3. Vincente Big Show batte Triple H e mantiene il titolo WWF. Big Show, secondo me, deve offrire una cena a Mankind, perché se non fosse stato per Mankind, Big Show veramente rischiava di perdere la cintura a favore di Triple H, che si era organizzato il match bello bello, match senza squalifiche, mi porto i miei amici, la mia cricca a bordo ring, che così possono fare quello che vogliono. Ma Big Show non solo ha annullato da solo comunque il intervento di tutta la DX, ma nel momento più difficile, quando ha subito la sediata e stava per subire il pedigree, ha ricevuto l'aiuto di Mankind, che ha colpito Triple H alla schiena e ha favorito Big Show, che così è potuto andare facilmente con la showstopper, la sua mossa finale, per il conto di 3. Vincente. Bene, su queste immagini con Triple H disperato che starà bestemmiando tutti i santi, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su YouTube.